riallacciandosi al discorso appunto della visione, c'è una parentela secondo me, però quello che la dici tu, tra Cheyenne e il Tony Pagoda di Stanno Tutti Bene, ce la dici? Stanno Tutti Bene mi pare che un film di scusa, gli hanno tutti ragione. No, direi di no, anzi, se non per l'elemento che sono entrambi cantanti, però fortunatamente l'universo dei cantanti è molto eterogeneo e quindi ci si può permettere di raccontarne anche due, tre, quattro senza incorrere in cose in comune tra di loro. No, tranne il fatto che sono cantanti, direi che forse ci avranno anche delle cose in comune, perché non c'era nessun intento programmatico di fare l'uno in una maniera o in un'altra, però io non ne vedo insomma di elementi in comune. Ma io volevo solamente dire una cosa, sebbene io non mi occupo di questi aspetti, però volevo davvero sottolineare e quasi, anzi senza quasi, ringraziare e lodare la straordinaria qualità del lavoro produttivo che è stato fatto in questo film, perché questo film aveva come una sorta di quadratura, cioè richiedeva la quadratura di un cerchio davvero difficile. E quando si dice, perché sono persone come tutte le persone per bene, tendono a, come dire, anche a stabilire che è stato possibile per... E io voglio dire che Nicola, la Lucky Red, Medusa, tutti coloro i quali hanno costruito la possibilità di fare un film con una star in America, ma con la libertà creativa e anche con la flessibilità con la quale lavoriamo noi, è stata un'impresa assolutamente creativa. Un lavoro produttivo con un tasso di creatività, oltre che con un tasso di fatica, di complessità che è stato detto, ma con un tasso proprio di coraggio e fantasia che è degna di un giudizio come si dà a un lavoro squisitamente creativo. E quindi li volevo pubblicamente ringraziare. Le ultime due. Quattro micro domande. La prima, se le location sono reali, cioè nel senso nel viaggio di Sean Penn o comunque le location che hai scelto, insomma. Secondo, il cast, che è spettacolare soprattutto nei piccoli grandi ruoli al di là di Sean Penn, cioè dove l'hai fatto e che città e come li hai scelti. E poi il fatto del trolley, l'uomo del trolley, no? Il dottore, per come ti è venuto in mente questa cosa. E poi l'ultima cosa, veloce, una delle frasi ad effetto dice, ma qui fanno tutti qualcosa di artistico, nessuno vuole lavorare. Cioè, il tuo punto di vista è che siamo, cioè tu hai parlato di degenerazione, è vero, perché è quello, ma siamo tutti, stiamo finendo così male, cioè l'Italia sta finendo. No, facevamo un po' di autocritica con quella battuta, potremmo anche lavorare oltre a fare qualcosa di artista. No, era una battuta che funzionava bene in quel momento. Le location sono in Irlanda, a Dublino, a New York, a Detroit, in Michigan e in New Mexico, e quelli sono i luoghi dove abbiamo girato. Il casting come è scelto? Cioè, il cast quindi è stato fatto esattamente nei luoghi di cui parliamo, cioè a Dublino per gli attori irlandesi, a New York per tutti gli attori americani e per i piccoli ruoli Michigan e in New Mexico. E poi il trolley? E poi il trolley... Come ti è venuto in mente? L'inventore? Sì, certo. È una di quelle cose che quando ne parliamo non ci finisce mai di stupirci, forse più della... di tutto insensatamente, più della penicillina, e quindi abbiamo finito per metterlo lì. A posto. Beatrice Bertuccioli, è un film diverso dagli altri dal primo, cioè un film girato in inglese in America con un cast americano.
ha detto una bella lussuosa vacanza. Rimarrà una bella lussuosa vacanza o le ha fatto venire voglia di altre esperienze analoghe, di continuare su questa strada? Cioè sì, si ha sempre voglia di vacanza. Però non sempre magari uno se ne può permettere. Certo, no? Vediamo come... Oppure le ha fatto, oppure appunto rimane una bella lussuosa vacanza per tornare però poi, diciamo... Sì, non vorrei che si riducesse tutto a una bella insomma, una bella fatica. No, ma per dire se è stata un'esperienza che vorrebbe ripetere, che pensa di continuare così, insomma, di girare in inglese, oppure le è venuta voglia di tornare, diciamo, a occuparsi di genere italiano, quanto complesse e misteriose. La realtà italiana è sempre molto, non è mai addormentata, è sempre foriera di novità, e per chi fa il nostro lavoro insomma, rappresenta un serbatoio ricco per poter raccontare, quindi devo dire, paradossalmente chi fa il lavoro di raccontare trova nelle cose italiane un panorama molto attraente. Cinema italiano, secondo me, proprio per la realtà delle cose, sarà inevitabilmente destinato a diventare molto più importante di quanto lo è adesso, quando se lo potrà permettere. Ora non sono sicuro che se lo può ancora permettere. E invece, devo dire, la cosa del troll, poi a pensarci bene, in realtà, forse uno degli obiettivi di chi fa un lavoro che ha a che fare con il racconto, vuoi che sia un libro, vuoi che sia un film, è quello di trovare nel tempo sempre maggiormente una sintesi che abbia a che fare con la semplicità. E forse questo è il motivo per cui si è affascinati al troll, perché è un'invenzione che ha della genialità, ma dentro c'è la semplicità di assemblare un contenitore con delle ruote. È quello che uno